È arrivato un bollettino meteo regionale, il CFD, che vede la zona nostra in allerta arancione, con una previsione di superamento della seconda soglia di sicurezza del Muson, e questo ci induce, oltre che obbligarci per certi aspetti, ad aprire il COC ed alzare la soglia dell'attenzione anche in virtù dei fatti che abbiamo patito le settimane scorse. La conta dei danni non è ancora chiusa, che una nuova allerta sta mobilitando diverse zone del Veneto, in particolare i bacini Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione Alpone, Basso Brenta Bacchiglione. Si riattivano quindi i COC, i centri operativi comunali delegati a gestire eventuali emergenze, come quello di Via Lovara a Castelfranco. Riecco dunque il Muson dei Sassi, che torna a far paura, ma non c'è solo il Muson, come ha dimostrato la cronaca recente, soprattutto nella città del Giorgione, tra Bella Venezia e le vie a ridosso del centro. È un altro attenzionato speciale, la Venale. Adesso sono in contatto con il consorzio di bonifica Piave per capire la situazione delle casse e come eventualmente loro si preparano a questa nuova ondata di maltempo. In allerta quindi il sistema delle casse di espansione, che nelle ultime due ondate ha evitato, testuali parole di Marcon, l'apocalisse. La precauzione, pur evitando facili allarmismi, è massima. Non c'è alcun segnale che oggi ci dica che la Venale o il Muson tracimino, e però nel momento in cui dovesse succedere, se siamo pronti, evitiamo ulteriori danni. Al momento quindi a Castelfranco le scuole restano aperte. Ha deciso diversamente il sindaco di Loria, Simone Baggio, per quanto riguarda la frazione di Bessica, dove nelle settimane scorse il Brenton aveva tracimato. Chiuderò la scuola primaria di Bessica di Loria, che sappiamo è forse la frazione che è più critica dal punto di vista idraulico nel comune di Loria, e mi sono confrontato con il referente della materna, sempre di Bessica, Don Paolo Furlan, e abbiamo concordato assieme di chiudere anche la materna. Speriamo non serva, ma siamo pronti ad affrontare un'eventuale nuova emergenza. COC aperto a San Zenone degli Ezzelini, dove sorvegliata speciale torna all'area di Careinati. Marconi intanto si rivolge direttamente ai concittadini. Come presumo abbiano ancora in dotazione i sacchetti di sabbia, di mettersi in stato di allerta nella speranza che sia vana e che non serva a nulla, ma avendo a disposizione i sacchetti di sabbia che si mettano in protezione e in sicurezza.